tifoso dei senza giacca da Braga, commentiamo questa vittoria del Napoli assurda. Noi onestamente abbiamo festeggiato alla fine, perché non si può non festeggiare una vittoria all'88esimo, ma sinceramente io stasera ho capito, ho avuto la certezza che il Napoli non ha assolutamente futuro. A un certo punto speravo quasi di perderla e speravo di andare a Bologna e riperderla, perché bisogna mandare a casa questo allenatore. È uno scappato di casa che sta su una panchina. Non vedevo e non vedevamo il Napoli in apnea, senza un'idea, senza personalità, con giocatori completamente fuori ruolo, da Donadoni, da Eddie Rea, non lo so, da Donadoni, da Donadoni. Ma neanche il Napoli di Mazzarri faceva così. Una squadra completamente distrutta psicologicamente, nelle certezze, nell'identità, nel gioco, nelle idee, nell'aggressività, nella voglia. Una cosa pazzesca, abbiamo vinto, sì, ma oggi il Braga valeva il Sassuolo. Cioè, e se qua ci abbiamo di fronte il Real Madrid, ci abbiamo di fronte l'Inter, la Juve, la Roma con Lukaku e Dybala, qualsiasi squadra che ha un peso offensivo importante, ma che facciamo? Balliamo come abbiamo ballato oggi con una squadra che è completamente senza attaccante. Io sono sconcertato, sono arrabbiato, e colpevole sempre quello stronzo del presidente, che è uno stronzo, un ciarlatano, un buffone, un animale. Io non posso essere felice di questa vittoria, ed è un paradosso, lo so, perché noi abbiamo sostenuto, abbiamo gioito a fine partita, ma adesso è il momento di capire con lucidità che questa squadra non ha futuro con questo allenatore, un allenatore veramente scandaloso, un allenatore ridicolo. Non abbiamo futuro con questo allenatore, lo dico adesso, è normale, una speranza ci sta sempre, che arriva il Messia e ci bagna con un fascio di luce che fa cambiare le cose, ma onestamente è una speranza flebile. Un allenatore che non ha assolutamente la squadra in pugno, non ha idee, non sa cosa fare. Comunque abbiamo vinto, la Braga è tutto, forza Napoli sempre.